Ad aprile e maggio, in pieno lockdown, sono state migliaia le coppie che hanno dovuto rinviare il matrimonio, annullate anche cerimonie religiose come battesimi, cresime e comunioni. In Veneto, come tutta Italia, l'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio le attività che sono strettamente legate all'organizzazione di eventi. Secondo una stima di Confartigianato Padova, tra marzo e giugno sono stati persi 190 milioni di euro. Una tiepida ripresa si era vista nei mesi estivi. Meno fortunate le coppie che dalla primavera avevano rinviato le celebrazioni in autunno e che ora si sono costrette a cancellare nuovamente le feste. Lo scenario è abbastanza diviso a metà, nel senso che per la mia esperienza quasi il 50% delle coppie hanno deciso di posticipare l'evento al prossimo anno, mentre la rimanente 50% delle coppie invece ha mantenuto. A farne le spese sono in particolare i servizi di catering e bomboniere, ma anche le coppie stesse che, rinviando o annullando all'ultimo momento i banchetti e le feste, come previsto dal DPCM del 25 ottobre, hanno perso i soldi delle caparre. In Italia le imprese legate al settore dei matrimoni, ci spiega la wedding planner padovana Vanessa Lanzafame, sono circa 80.000. Passo Eventi, che è l'associazione di categoria appunto nell'ambito degli eventi di controindustria, ci porta delle stime che sono veramente spaventano molto. Erano 200.000 i matrimoni previsti per l'anno in corso. La cifra di guadagno prevista per questi matrimoni era circa di 46 miliardi stimata. Di questi 46 miliardi c'è stata una perdita di quasi 30. Per cui stiamo parlando di cifre molto importanti. La gestione poi è anche sul piano emotivo. I wedding planner non devono solo rinviare e riorganizzare gli eventi, ma devono anche rassicurare gli sposi. Nel 2021 si spera in una ripartenza, ma sono molte le coppie che non si sentono tranquille. È innegabile che la situazione intimorisca ancora molte persone e che qualcheduno ovviamente preferisca addirittura parlare di 2022 per avere una certezza.